eccoci qui per una nuova puntata di Lake Trout Academy. Oggi siamo in Emilia Romagna, provincia di Piacenza, e più precisamente a Tuna di Gazzola. Siamo quindi in un complesso che si chiama Laghi di Tuna, un complesso costituito da tre laghi differenti: uno, quello in cui pescheremo noi, dedicato alle trote; un altro più piccolo, dedicato alla pesca alle carpe, quindi un vero e proprio carpodromo; e uno più in basso, quello con l'isola in mezzo, che è dedicato alla pesca degli storioni. La mattinata è fresca, appena arrivato al lago si vede subito una bella concentrazione di pescatori verso l'angolo opposto rispetto a dove siamo. Di conseguenza, indice del fatto che le trote saranno sicuramente là, lo si percepisce anche da qualche bollata in superficie. Avviciniamoci a quella direzione per cercare di catturarne qualcuna. Il tema di quest'oggi sarà trote nell'acqua torbida. Infatti una delle caratteristiche che contraddistingue questo lago è proprio l'acqua non particolarmente limpida. Di conseguenza affronteremo la nostra giornata di pesca con lenze adatte a queste situazioni. Quindi la lenza sicuramente a galleggiante, che ci consente di essere piuttosto lenti durante il nostro recupero e non far perdere l'esca alla trota durante la fase di abboccata, e lenze anche con bombardine molto sgrammate, come ad esempio le maracas, oppure un vetrino se le trote saranno piuttosto vicino nel sottoriva. Adesso ci spostiamo abbastanza centro lago, dove si vede qualche sporadica bollata, per vedere se riusciamo a catturare qualche trota senza andare nella zona dove c'è più presenza di pescatori. L'occasione è quindi perfetta per presentare una delle più grandi novità per il 2021 a marchio Trabucco per il settore trota lago, che è rappresentata dalla nuovissima serie di canne da galleggiante per la trota lago. Le canne prendono il nome Switch, come l'omonima serie top di gamma, dal quale ereditano le stesse caratteristiche di leggerezza, bilanciatura e qualità dei materiali. La serie si compone da quattro modelli differenti, due lunghi 5 metri e due lunghe 6 metri, entrambe disponibili in due azioni, Sense e Power. La Sense è caratterizzata dal colore azzurro ed ha quindi, come dice il nome stesso, un'azione più sensibile, caratterizzata quindi da una vetta molto più sensibile e una potenza inferiore rispetto alla sorella maggiore, Power, identificata dal colore giallo, che è più adatta in presenza di trote piuttosto di taglia oppure durante le partenze di gara, quando serve maggiore forza. Entrambe le canne, entrambi i modelli, si caratterizzano per una vetta solid tip in carbonio pieno, innestata a baionetta dall'alto, e tutte le canne sono dotate di un blocco teleregolabile che consente di utilizzarle a una lunghezza di circa un metro inferiore rispetto alla lunghezza totale. Il fusto è extra slim, come per la serie Switch, e l'impugnatura è rivestita da una superficie gommata antiscivolo che ne aumenta il grip durante la fase di pesca. Anche nelle Switch Float il tappo è appesantito in maniera da bilanciare al meglio la canna durante l'azione di pesca. Realizziamo quindi la nostra lenza galleggiante utilizzando uno dei galleggianti che fanno parte di una delle novità 2021 per la trota lago. Si tratta dei galleggianti TT Pro, quindi identificati da questo marchio che identifica prodotti della trota lago destinati al pescatore pro, professionista, quello che vuole il massimo della propria attrezzatura. Si tratta di galleggianti realizzati in EVA, quindi un materiale estremamente robusto e resistente, in EVA verniciata, quindi non abbiamo una superficie estremamente liscia che ci garantisce estrema sensibilità in pesca. Ci sono dei modelli con una stina removibile per poter mettere anche la Starlight, quindi nel caso in cui si dovesse pescare al buio, e ci sono modelli a filo passante, dove il filo passa all'interno del corpo e il corpo è removibile, quindi si può togliere dalla deriva e può essere infilato al contrario, a seconda delle esigenze di pesca e di ogni pescatore. Quindi utilizziamo oggi uno di questi galleggianti e realizziamo la nostra lenza.
Alberto Lamo e ci siamo. Per realizzare il mio spezzone terminale ho utilizzato, come di consueto, un fluorocarbon 100% trabucco XPS FC403, famosissimo per la sua elevata resistenza all'abrasione, nonché per la sua invisibilità in acqua. Ho utilizzato un diametro 0,16 mm, il più tipico nelle lenze da trotalago, anche perché il colore dell'acqua, che è particolarmente torbido, non mi dà particolari problemi di visibilità. Come amo utilizzerò un trabucco Hisashi 10608N misura 7, caratterizzato per le sue pieghe che aiutano la rotazione in acqua, un filo particolarmente robusto e resistente e un micro ardiglione che assicura la tenuta all'interno della bocca del pesce una volta alla mano. Come innesco, anche se lo avete già visto in altre puntate, inizio con una camola cucita, quindi la passo sull'amo, vado sul filo, la riprendo, la rinnesco poco sotto la testa per uscire qualche millimetro prima della coda. Si tira il filo e la camola è messa sull'amo. Ecco, siamo riusciti a prendere la prima trota con la nostra lenza galleggiante. Abbiamo dato una profondità di circa un metro, qualcosa meno, perché le trote sono abbastanza in superficie, e dopo pochi lanci siamo subito riusciti a vedere una boccata. È stato un momento che ho pescato quel mezzo branchetto lì, perché quando l'ho ferrata poi c'era un po' di movimento. Ho iniziato la nostra pescata utilizzando una switch Trout Float, quindi una nuova switch da galleggiante. Ho scelto l'azione Power, identificata dal colore giallo, perché in questo lago ci sono anche trote d'Italia. Non so se saremo così fortunati di vederne una, ma nel caso in cui dovesse capitare, abbiamo sicuramente più forza a disposizione per il combattimento. Ecco, lancio verso il centro, in direzione di dove si era vista qualche sporadica bollata. Dopodiché effettuo un recupero non particolarmente lineare, sempre utilizzando una tremarella con la canna, in modo da fare vibrare l'esca e ruotare un po' sul posto, e alterno anche ogni tanto qualche piccola pausa, perché l'acqua torbida non aiuta sicuramente le trote a identificare l'esca, e nel momento in cui la vedono è importante non fargliela perdere dalla loro vista. Quindi queste pause ci aiutano anche, nel caso in cui l'avessero individuata, a poterla aggredire al meglio. Ecco che sta mangiando, guardate, li lasciamo mangiare bene, ecco la ferrata e abbiamo preso un'altra trota. La taglia non è grande, diciamo una taglia quasi tipica da gara, ma comunque nonostante tutto, nonostante non siamo nella posizione migliore del lago e l'acqua è torbida, sembra che le catture non si facciano attendere troppo. Una bollata, quindi provo a fare un recupero veloce del galleggiante riportandolo nella zona della bollata per vedere se la trota è ancora in zona e si decide ad attaccare la mia esca.
Abbinato alla mia Switch Trout Float ho scelto un trabucco Crius, un mulinello di cui vi ho già parlato in diverse occasioni, quindi un mulinello a mio avviso dall'ottimo rapporto. Si sta mangiando una trota, ecco, lasciamo partire bene il galleggiante, vediamo che sta andando in giro, ormai la trota ce l'ha in bocca, possiamo ferrare, ecco. Queste trote sono particolarmente decise durante la fase di abboccata, nel senso che non mollano mai. Ogni qualvolta si avverte una boccata sul galleggiante, siamo riusciti sempre ad andare al segno con la nostra ferrata. Vi stavo dicendo intanto del mulinello Crius, che è un mulinello a mio avviso dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Non vi faccio i soliti racconti sulle caratteristiche tecniche, in quanto ve l'ho già dette più volte e potete anche trovarle sul catalogo, ma si tratta di un mulinello molto leggero, con una bobina sovradimensionata che ci aiuta nei nostri lanci e recuperi, e una manovella fatta a forma di T che ci consente una grandissima presa durante i nostri recuperi. È un mulinello che, per le caratteristiche tecniche che offre e la sua affidabilità e qualità, è proposto a un prezzo veramente sbalorditivo. Per la mia lenza galleggiante ho scelto in questo caso una piombatura bulk di pallini, quindi una delle più utilizzate e che consiglio, in quanto consente di essere modulata in base alle necessità, quindi i pallini si possono aprire e stringere sulla lenza a seconda delle esigenze. In questo caso li ho tenuti chiusi perché mi consente di pescare una profondità ridotta senza evitando anche i garbugli durante il lancio. Siccome sto facendo lanci parecchi lunghi, il bulk di pallini aiuta ad ingarbugliare meno la lenza. Il terminale l'ho fatto lunga circa 30-40 cm perché le trote con l'acqua torbida sono piuttosto lente, così l'esca sta più sul suo posto. Ecco, sta abboccando, ha starato, affonda. Ecco, questo sembra un bel pesce. Non è gigante, ma è bellina. Abbiamo fatto bene, direi, a scegliere la Switch Power, che ci aiuta sicuramente in questo combattimento. Non forziamo comunque troppo la trota, onde evitare di perderla, dato che è un bel pesce. Vedete che la canna curva, ma comunque ha una grandissima forza perché il pesce non è piccolo e non stiamo facendo comunque alcuna fatica nel recupero. Sto utilizzando l'antiritorno del mio Crius per questo combattimento. Mi trovo particolarmente comodo rispetto alla frizione perché mi consente un contatto diretto maggiore con la preda e quindi riesco a stancarla meglio. Il Crius è dotato di questa leva per lo sblocco dell'antiritorno, quindi ne sto approfittando e lo utilizzo. Vediamo di riuscire a portare questa trota a guadino, che sembra comunque un bel pesce. Ecco che sta arrivando sotto sponda, ma a parte perché vede subito il nostro cameraman che l'ha spaventata. In casi come questi è importante mettere subito il guadino in acqua, onde evitare di spaventare troppo la trota dopo. Ecco la nostra trota a guadino, ecco la nostra trota, sicuramente un bel pesce, non gigante, ma rispetto alla taglia media sicuramente un pesce di nota, che ci ha fatto divertire e ha messo subito a dura prova la nostra Switch. Adesso ci siamo spostati, abbiamo provato a spostarci sulla sponda opposta rispetto a dove stavamo pescando prima, per vedere se c'è qualche trota anche di qua. Nel frattempo abbiamo cambiato anche tecnica, quindi proviamo a non pescare più a galleggiante, ma proviamo ad utilizzare in questo caso specifico una maracas, ovvero una sorta di bombarda con all'interno dei pallini che emettono delle vibrazioni per attirare le trote e che sta perfettamente in superficie sul filo dell'acqua. Iniziamo con un terminale molto lungo, circa 2 metri, senza nessun pallino, in maniera di sondare il primissimo strato superficiale. Dopodiché, se ci accorgiamo che non vediamo abboccate, proviamo a scendere un po', aggiungiamo un pallino sul spezzone terminale in maniera da scendere qualche metro in più. L'occasione quindi è perfetta per presentarvi un'altra interessantissima novità per il 2021, ovvero una Switch B0, quindi un upgrade dell'attuale serie Switch, quindi non un restyling di tutta la serie, ma sono state introdotte queste due nuove azioni. Una è proprio quella che tengo in mano, quindi una canna B0,
da bombarda con un casting 5-10 grammi della lunghezza di 4,40 m. Abbiamo scelto di disegnare una canna così lunga proprio perché in lenze come quelle a maracas o comunque quando si pesca molto in superficie con trote particolarmente indolenti si utilizzano terminali sempre più lunghi, anche da 2 o 3 metri. Lunghezze come questa ci aiutano sicuramente nel lancio e nella gestione della boccata e della ferrata. Quindi è una canna come tutte le altre top di gamma di casa Trabucco, caratterizzata da un fusto estremamente sottile e da una bilanciatura pazzesca. È un'azione estremamente parabolica, ancora più parabolica di tutte le altre, infatti per questo si chiama B0. È caratterizzata da una vetta estremamente sensibile e sottile con una parte finale di ben 0,7 mm. Quindi adesso mettiamola in pesca e vediamo di cercare di prendere qualche trota. Dato che ci siamo, ne approfitto per presentarvi subito anche l'altra novità, l'altro modello, quindi la T0, ovvero la più leggera di tutte le tremarelle. Ha come tutte le altre tremarelle una lunghezza in questo caso di 4 metri, ma un'azione ultra parabolica, ancora più parabolica di una T1, e si caratterizza anch'essa per una vetta estremamente sottile e sensibile con una parte terminale di 0,7 mm. Questa azione ha un casting di 1-3 grammi e si presta quindi perfetta per l'utilizzo con lenze a catenelle, vetrini e piombini da 1-3 grammi in presenza di trote particolarmente indolenti. La lasciamo mangiare bene, vedete sulla cima della canna, ecco, la ferriamo e siamo riusciti a prendere il nostro pesce anche con la lenza maracas. Abbiamo aggiunto qualche pallino sulla lenza perché le trote sono un po' più basse, di conseguenza per scendere qualche metro più sotto, almeno sotto un metro, abbiamo aggiunto un pallino sullo spezzone terminale. Eccola, un'altra imboccata. Guardate, seguiamo sempre la boccata sulla cima della canna, lasciamo partire bene, dopodiché ferriamo e ci siamo assicurati il nostro pesce. Guardate come piega, nonostante il pesce non sia gigante, ma questa canna è estremamente morbida, come vi dicevo prima. Vediamo subito la piega fino quasi al manico, a dimostrazione della sua parabolicità. Diamo la trota nel guadino. Ecco, bene, siamo giunti alla fine di questa giornata di pesca, quindi alla conclusione di questo video. Ringrazio quindi Franco, il gestore dei Laghi di Tuna, per aver messo a disposizione la sua struttura per queste riprese e per averci accolto così calorosamente come al suo solito. Ringrazio tutti voi che ci avete guardato e vi ricordo che se avete qualsiasi domanda in merito alle attrezzature che avete visto piuttosto che alle tecniche utilizzate, potete farmele tranquillamente contattandomi ad esempio sul mio sito internet www.macinetro.it o sui miei profili Instagram e Facebook. E ovviamente potete anche contattarmi attraverso la pagina Facebook Trabucco Fishing. Vi ringrazio ancora per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata di Lake Trout Academy.